dormire a parlare. Devi dormire. Sennò la solita capata in bocca e risolviamo il problema. La favoletta. C'era una volta, in un paese molto lontano, al di là dell'oceano, un re molto spavaldo. E per via della sua particolare capigliatura, i sudditi lo chiamavano il re ciuffone. Di buon mattino nella sua casa tutta bianca, il re si alzò, si guardò allo specchio e si accorgiò che... Si accorsette. Tò, disse. Sei spettinato, ciuffo. Prese la spazzola, prese il phon, prese la lacca, prese il gel, ma niente da fare. Il ciuffo era proprio ribelle, anzi i capelli erano ancora dritti in testa e cantavano dispettosi, noi ciuffi siamo così e siamo birichini. Il re allora stanco telefonò al parrucchiere personale e per attenderlo andò al divano e si sedusse e si sesse. Papà, non appena si sesse, suonarono alla porta. Clinton! Devo cambiare il campanello perché oramai si è fatta antica. Si alzò, andò alla porta e la rapì, Gna! E non era il parrucchiere, ma era tutto il suo staff. Ma sta presto, dobbiamo fare una riunione di gabinetto. Ah, come? Disse il re. Con tutte le stanze che abbiamo, la riunione la dobbiamo fare proprio dentro al gabinetto. Maestà, ma che cosa dici? Ma era una battuta, ma non è il momento di scherzare. Il re allora prese la pistola e lo uccise. Quando faccio una battuta si deve ridere. Risero tutti gli altri. Allora il re prese il cappello per sistemare il ciuffo, prese il soprabito, stava per uscire quando gli squillò il cellulare. Ma pop pop del cosacco che cosa? Era la suoneria del re russo. E lui rispose e questo re stava tutto arrabbiato e disse perché tu hai mandato 59 missili? Sei tutto Cremlino? Disse no, disse il re spavaldo, disse, è capitato perché mi devi credere, io stavo nella stanza ovale, volevo accendere un condizionatore che faceva caldo, ma ho sbagliato il telecomando. Risero gli altri, il re prese la pistola e li uccise. Stavolta non era una battuta. Mentre quello continuava a sbraitare in cirillico, a un certo punto Clinton era da port, si alzò, andò alla porta e con grande stupore vide alla sua porta un bimbo bellissimo. Se chi sei, amore mio? Maestà, il mio nome è Tom e il cognome Awak. Tom Awak. Come i miei missili intelligenti. Sì, maestà, perché una volta ero un missile intelligente e poi un mago mi ha trasformato in bambino. Oh, disse lui, e come mai questo fatto? Perché sono stato così intelligente da non partire proprio. Ma come hai osato disobbedire ai miei ordini? Tu no, il re. Maestà, ma io l'ho fatto per salvare i bambini come te, lo so, maestà, ma il mio mago ha un'altra soluzione. Bene, allora disse il re spavaldo, condiscimi da lui, là mi devi portare, disse il re. Così presero l'aereo e andarono da quel mago. E arrivati nella sala d'aspetto c'erano tanti re che forse erano lì per lo stesso motivo, perché il mago alzò la bacchetta al cielo, pronunciò una formula magica e in quel preciso momento trasformò tutti i missili del mondo in meravigliosi bambini e anche tutte le armi chimiche in un solo gas, il gas elio. Sì, amore mio, l'elio, ma soltanto per far volare in alto i loro palloncini.